Giuseppe Capurso, per chi non mi conosce, San Giorgio a Cremano. Io volevo parlare, avevo chiesto a Sergio, e lo ringrazio di aver dato la possibilità, di acqua pubblica, che secondo me deve essere uno degli argomenti trainanti della nostra ripresa dell'attività. Perché tra le altre cose, 2 anni fa, del 2011, penso tutti siamo andati a votare, abbiamo votato in un certo modo, eravamo in 26 milioni e praticamente questi signori se ne sono altamente fottuti, tanto per cambiare. Già dall'agosto del 2011 hanno fatto delle leggi, o hanno provato a fare delle leggi che poi il TAR ha sconfessato, e che quindi erano operazioni illegittime, per le quali quella che è stata espressione popolare praticamente è stata totalmente disinteressata. In termini concreti, quello che sta succedendo, io ne ho parlato pure ad Ottaviano all'ultima riunione dei comuni vesuviani, perché credo che sia un argomento che riguarda tutta la fascia. Lato 3 comprende qualcosa come 75 comuni, che comprendono anche qualche comune della provincia di Salerno, oltre quelli della provincia di Napoli. E ne avevo parlato anche ad Ottaviano, però ne parlai a mezzanotte, eravamo rimasti in 5 o 6 e se ne andò pure la luce. Stasera noi che siamo tanti di più, però vuol dire che è un argomento scalognato, però io insisto perché lo ritengo fondamentale. Vorrei trasferire a tutti quanti voi che poi nei singoli comuni di appartenenza è una battaglia da fare con i sindaci, perché quasi tutti i sindaci in campagna elettorale hanno dichiarato di essere a favore dell'acqua pubblica. Sistematicamente noi abbiamo il nostro campione a San Giorgio a Cremano, abbiamo tanto di video, tanto di dichiarazioni scritte e filmate nelle quali era a favore dell'acqua pubblica, poi sono 2 anni se ne fotte altamente. Avrebbero dovuto fare un'operazione di iscrizione di modifica dello statuto a livello comunale, manco questo atto simbolico si è riuscito a fare, siamo ancora in attesa. Come coinvolgere i cittadini? Perché questa è una importanza importante? Perché ci sono gli aumenti. Io qua ho un po' le tariffe che sono degli ultimi anni e vi posso garantire che in 5 anni ci sono stati aumenti sulla tariffa di base di quasi il 50%. Quindi, se anche questo argomento non è sufficiente a suscitare l'attenzione delle persone, pure di quelli che stanno nei balconi e mo ci stanno sentendo, anche se la cassa è una chiave che non si sente niente, però comunque capire e far capire che c'è anche un coinvolgimento economico al di là delle questioni etiche e morali, che l'acqua è un diritto e quindi tutte queste belle cose qua che sappiamo a memoria, a parte questo che possono anche interessare poco nel altre persone, nel pratico c'è di fatto che chi paga l'acqua, perché probabilmente c'è anche una questione di chi non paga l'acqua e quindi giustamente non gliene frega niente degli aumenti delle tariffe, ma chi paga l'acqua oggi si ritrova uno come me che nel 2008 pagava una tariffa agevolata di 23 metri cubi, li pagava sui 12-13 euro, adesso gliene costano 19, quindi 7 euro di aumento su 19, penso che è facile fare un calcolo, siamo nell'ordine del 30-40% di aumento. Se conoscete altre cose, se i vostri stipendi o se le vostre provvigioni, le vostre remunerazioni sono aumentate in 5 anni del 40%, e allora penso che questi signori hanno tutto il diritto di chiedere a voi contribuenti, a noi contribuenti, questi aumenti. Ma siccome le retribuzioni non credo che siano aumentate, anzi forse qualcuno ha perso pure il lavoro nel frattempo, e allora penso che sia il caso di non fargliela buona a questi signori. Per cui ribadisco che c'è questa cosa. Vi faccio un riassunto breve perché poi non voglio fare una cosa lunga, quindi in altri 5 minuti. Praticamente Rocca Piemonte, che è un comune in provincia di Salerno, piccolo, ai confini, penso che lo conoscete, l'avete sentito nominare tutti qua, il sindaco è stato capofila, praticamente, ha detto agli altri sindaci del lato 3, uniamoci e usciamocene da cori. Io ve la faccio proprio semplice semplice, poi dopo se volete ci sta tutto scritto, e questa è un'ultima cosa che poi voglio dire, ricordatemi a proposito del forum, perché dobbiamo capire pure come comuni vesuviani se vogliamo dialogare su che piattaforma, perché attualmente è una varca imbriacata, chi scrive una parte, chi scrive un'altra, quindi alla fine se dobbiamo ragionare su argomenti comuni, perché questa, come dire, questo gruppo è nato per condividere degli argomenti comuni il più possibile ai comuni vesuviani. Parlammo della risorsa Vesuvio, parlammo di altre cose e quindi l'acqua secondo me ci coinvolge tutti. Il sindaco di Rocca Piemonte praticamente ha detto agli altri sindaci, creiamo una rete e usciamocene dalla Gori e gestiamoci l'acqua per conto nostro. Gori, che per chi non lo sapesse ultimamente, grazie a Caldoro, ha avuto un abbono di 70 milioni di euro. La Gori ha qualcosa come 280 milioni di debiti. Questo è sempre a conferma di quando ci dicono il privato funziona bene. A faccelo cazzo, e meno male che funziona bene. 280 milioni di debiti.
Perché? Perché sono dei carrozzoni dove praticamente è chiaro che l'utile non può essere più fatto perché sono poco funzionali a quello che devono fare. Stamattina a San Giorgio è mancata l'acqua e credo che è mancata fino a poco fa, senza avvisi, senza niente, e questa è sempre la grande funzionalità del privato. 70 milioni la Regione Campania gliel'ha abbonati tramite Caldoro, altri 210 li devono restituire in 20 anni senza interessi. Io vorrei sapere chi di noi può avere un privilegio del genere di avere soldi prestati in 20 anni senza restituirli con gli interessi. Ovviamente i soldi da dove usciranno? Dalle tasche di chi paga l'acqua, dagli aumenti delle bollette. E l'ultimo è di quattro mesi fa, è un altro 13,4%. Nel frattempo la Regione non c'ha soldi per i trasporti, perché io non so quanti di voi sono utenti della Vesuviana o degli altri mezzi pubblici e state assistendo alla morte del trasporto pubblico. La sanità, e che ne parliamo a fa, quindi che vuol dire? Che tutti questi soldi praticamente servono solo a dargli agli amici. Quando parliamo di Gori, parliamo di Suez e parliamo di Acea e parliamo di nuovo di poteri forti, e torniamo sempre a questi porci con Letta e tutti i vari Bilderberg e compagnia cantante, che alla fine stanno gestendo e decidendo quello che deve succedere ai cittadini, in particolar modo in Italia. Quindi detto questo, dicevo, Rocca Piemonte, il sindaco si è fatto capofila. C'è stato un primo incontro l'8 giugno, e un altro incontro il 3 giugno, e un altro incontro c'è stato l'8 luglio. Attualmente sono 19 i sindaci che hanno aderito a questa rete, sempre per la pubblicizzazione dell'acqua, per uscirsene dalla Gori, quindi per gestirsela pubblicamente. Basterebbe che ogni sindaco, ed è questo che io vi chiedo e continuo a insistere, perché ognuno nella sua città lo può fare, che ogni sindaco a livello di giunta, quindi lui e i suoi bravi 6-7 assessori, accettano, diciamo, fanno il protocollo d'intesa che è stato sottoscritto a Rocca Piemonte e quindi dichiarano la loro disponibilità alla pubblicizzazione dell'acqua. Se noi insistiamo su questo, gli diamo tutte le carte, quello che devono scrivere, cioè sarà già tutto scritto, devono solo firmare, leggere e firmare, l'operazione va avanti, sì c'è tutto, e quindi poi io ve lo posso ridare, e comunque, allora lo dico adesso e non alla fine, noi decidemmo che per comunicare avremmo usato la piattaforma che è www.movimentosangiorgio.it/forum, lì c'è la sezione comuni vesuviani, lì ci sono le cartelle, c'è l'acqua pubblica, c'è i trasporti, la sanità, però è una piattaforma che praticamente non viene utilizzata, o perché non è conosciuta, o perché non è utile, però decidiamo su che base, su che parte, a che parte vogliamo parlare e scrivere, in modo tale che quando poi ci si incontra e si decide ci sia la possibilità di trovare argomenti condivisi. Io su quella piattaforma, nella cartella dell'acqua, ho caricato tutti questi documenti che Sergio c'ha in mano, che io c'ho in mano, quindi sono scaricabili da chiunque possa essere interessato, da chi si convince che questa è una battaglia da portare, che secondo me ci dà pure molta visibilità, quindi oltre ad essere una battaglia sacrosanta da fare, ma ci torna anche utile proprio come movimento, come condivisione delle esigenze dei cittadini, visto e considerato, ripeto, che c'è l'argomento soldini, l'argomento tariffe, l'argomento aumento, che credo che sia la cosa più di immediata percezione del cittadino. www.movimentosangiorgio.it/forum. Chi non è già iscritto si iscrive, è una cosa molto semplice, mette il nome, mette la password, si iscrive e poi va lì. Perché fu scelta quella piattaforma? Perché era più ordinata rispetto a Facebook. Su Facebook ci stiamo tutti quanti, è bello, è immediato, è quello che vogliamo, però c'è il problema che scorre tutto via, quindi diventa poi difficile ritrovare alcune cose. Però se decidiamo, a parte il fatto che poi su Facebook chiunque, o meglio a livello centrale, legge e sa i cazzi nostri, quindi se uno vuole fare un discorso in un ambito di gruppo così, praticamente Facebook arriva dappertutto, anche dall'altra parte del mondo. Però se siamo d'accordo che Facebook è la cosa, creeremo il gruppo lassù, quindi io mi auguro che venga fuori una decisione, però bisogna pigliare in un modo o nell'altro, è una cosa che bisogna decidere anche stasera. Allora la notifica, ho parlato con Fabrizio Leo, arrivano le notifiche, se uno non mette la... Evidentemente è una questione di spunta. Chi ha gestito la cosa, chi l'ha realizzata, dice guarda non c'è problema, arrivano le notifiche via email, quindi sarà solo un problema di spunta. Comunque lo verifichiamo, cioè se è quello il fatto che debba arrivare la notifica, lo verifichiamo.
Che altro dire? Basta, cioè, penso che sia chiaro il concetto. Io sono a disposizione poi nei comuni dove vogliono, vogliamo approfondire il discorso, quantomeno sollecitare le amministrazioni, perché ripeto, si tratta solo di firmare un protocollo d'intesa ed è un atto che viene fatto a livello di giunta comunale, degli assessori, perché se iniziano a portarlo per le lunghe, praticamente è una questione che poi demandano al Consiglio Comunale, non si arriva mai più. Noi dobbiamo premere sul fatto, dobbiamo sputtanare tutti quei sindaci che hanno dichiarato pubblicamente, hanno scritto che erano a favore dell'acqua pubblica. Si sono riempiti la bocca tutti quanti di questa cosa. Adesso non la fa nessuno. Quindi noi, se vogliamo veramente dargli fastidio e fare il fiato sul collo, dobbiamo fare questo. Se ci sono dei dubbi, io sto a disposizione.